A2A cresce e lo fa guardando al futuro. Il sesto bilancio di sostenibilità territoriale presentato nei giorni scorsi delinea l'impegno della multi-utility italiana attiva nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti. A2A è interprete di una propria mission, quale Life Company, quella di tradursi in un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone. Forte di un nuovo piano industriale presentato lo scorso gennaio da Renato Mazzoncini, da maggio 2020 amministratore delegato e direttore generale di A2A, e che prevede 16 miliardi di investimenti in 10 anni, di cui 6 destinati all'economia circolare e 10 alla transizione energetica, e con un utile netto in crescita di oltre l'8% medio annuo, il gruppo ha recentemente presentato il sesto rendiconto concernente prestazioni ambientali, economiche e sociali sul territorio della provincia di Sondrio, assieme ai piani di attività per la transizione ecologica dei prossimi anni. Durante l'incontro, organizzato online in collaborazione con The European House Ambrosetti, coinvolti una ventina di stakeholder locali. Analizzate le diverse posizioni, le 10 svolte giuste da mettere in atto sul territorio, opinioni che verranno messe a confronto con quelle dei rappresentanti di altri 5 territori, Bergamo, Brescia, Friuli Venezia Giulia, Milano e Piemonte, durante un incontro in programma il prossimo ottobre a Milano. Ospiti dell'incontro Lorenzo Giussani, direttore della Business Unit Generazione Trading di A2A, Carlo Cici, Head of Sustainability di European House Ambrosetti e Benedetto Abbiati, presidente della Società Economica Valtellinese. Cresce A2A, che crede fermamente in un passaggio ad una transizione energetica avvalorato attraverso una partnership, quella con Ardian, società di investimento con cui la multi-utility ha firmato un accordo per dare vita ad una delle piattaforme leader su scala nazionale per la produzione e la fornitura di elettricità del paese. Obiettivi: una transizione energetica coerente con il rispetto ambientale ed un processo di decarbonizzazione, così come fissato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e dall'Accordo di Parigi. Al pianeta, alle persone, alle comunità è improntato questo piano di sostenibilità. L'obiettivo è avere un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone per un bilancio di sostenibilità territoriale di A2A, improntato su 3 parole: pianeta, persone, comunità. Gli stessi ambiti identificati dal World Economic Forum. La maniera migliore per rappresentare l'impegno di A2A quale Life Company, impegnata ogni giorno nel migliorare la qualità della vita sul pianeta. Pensiamo allora alla nostra provincia. L'energia elettrica prodotta da A2A in Valtellina e Valchiavenna è derivata al 100% da fonti rinnovabili. Qui A2A gestisce 20 centrali idroelettriche e un sistema di 10 dighe per una potenza installata di 1200 MW. Attraverso la produzione di questa energia idroelettrica è stato reso possibile un risparmio di oltre 1,4 milioni di tonnellate di CO2. Per tutto lo scorso anno è stata portata avanti la sperimentazione dei rilasci volontari di acqua nei fiumi, con conseguenti continuità idrica e migliore fruizione turistica dei corsi d'acqua. 20 centrali idroelettriche, 10 dighe, un rispetto dell'ambiente che si concretizza nel risparmio di più di 1,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica, segnando un più 2% rispetto al 2019. Il Covid, che ha segnato il 2020, non frena le attività di manutenzione precedentemente programmate nel bacino di San Giacomo, dove è stato realizzato uno svaso che permetterà interventi di ispezione dell'impianto. Un'emergenza pandemica che ha visto garantiti servizi essenziali con un ulteriore sviluppo delle tecnologie digitali a supporto del lavoro agile che ha coinvolto circa la metà del personale. Ma diamo uno sguardo ai numeri. Un valore economico di 42 milioni di euro distribuiti agli stakeholder locali sotto forma di dividendi lungo il territorio, 225.000 km percorsi a impatto zero grazie alle ricariche elettriche di A2A e poi vendite di energia verde decuplicate. Il gruppo ha inoltre attivato 35 fornitori locali, il 99% dei quali rappresentanti da micro o piccole imprese con un importo degli ordini di 6,7 milioni di euro. 6,6 milioni destinati in totale alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idroelettrici. 3.227 i clienti energia nella nostra provincia, 284 i clienti gas, con un'adesione alla bolletta elettronica del 68% ed un conseguente risparmio sui materiali e sull'ambiente. In ambito occupazionale sono 239 dipendenti, occupati nelle sedi regionali, il 93% dei quali residenti nella nostra provincia. A2A mira ad un futuro sempre più compatibile con la terra, con scelte di consumo e produzione sostenibili. Sono 6 i punti di ricarica per le auto elettriche presenti in Valtellina, 5 i punti di ricarica installati lungo la ciclovia dell'energia. 13 i comuni serviti da applicazioni IoT, Internet of Things, grazie a 92 telecamere, 368 sensori anti-intrusione e 74 lettori per accessi e presenze.
e poi la scommessa di A2A sui giovani, le icone del nostro futuro. Con edu.tv, piattaforma digitale che A2A dedica ai docenti delle scuole italiane per venire a conoscenza di tutte le novità riguardo la tecnologia, l'ambiente, la sostenibilità, la storia e gli eventi. E poi le borse di studio di Intercultura, associazione con cui A2A collabora da diversi anni. Due i premi assegnati ad altrettanti studenti nel 2020. In ambito sociale, il progetto Segni Positivi in Rete del Consorzio Solco, Sondrio Consorzio di Cooperative Sociali, si è aggiudicato 200.000 euro grazie all'edizione 2020-2021 del Banco dell'Energia Onlus. La scommessa di A2A Smart City per il 2030 vale 300 milioni di investimenti, tutti traducibili in Smart Utility, Smart City, Smart Mobility, Smart Land. Tutto questo è A2A.